crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Pronti, cari? Cos'è che stiamo trattando? Come ministrare i doni e i ministeri, giusto? Allora, intanto, il pastore Michael con la moglie non ci sono, sono a Monza, da mio nipote, vi saluta, infatti avete visto che eravamo un po' scarni dal gruppo, no? Si vedeva che, insomma, non rendevano tanto questi ragazzi. Non c'era il pastore Michael e Jennifer, sai come? No, sono stati favolosi. È vero o no? Vero o no? Ma ricordiamoci, miei cari, qualsiasi musica, qualsiasi strumento che non è unto è passeggero. Ma quando è unto rimane e ce lo portiamo per sempre. Questa è la realtà. Dunque è vero, io amo la musica, e nel mio sangue, anche perché sono africano, metà, gli africani gridano. Gli africani ce l'hanno nel sangue, sai com'è, no? Ecco, però dico sempre che se ci fidiamo perché siamo africani, se ci fidiamo perché ci piace la musica, eccetera, lascia il tempo che trova. Ma quando chiediamo l'unzione, diventa permanente e ovunque ti svegli la mattina con la canzone, perché quella canzone in quella domenica era stata unta. Amen. Amen. Bellissimo. Ok, ministrare, dunque, è servire, è su questo che adesso tratto e poi punto per punto vi spiegherò. Ministrare, servire. Non possiamo servire se prima non siamo consapevoli del valore che noi abbiamo delle lingue. Le lingue, le strane lingue, quello che nell'adorazione abbiamo parlato, lingue strane, ha origine 2000 anni fa, nel giorno della festa della Pentecoste. Non vi spiego cos'è la Pentecoste perché poi non usciamo più. Nel giorno della Pentecoste, Gesù, prima del giorno della Pentecoste, Gesù dice ai discepoli: andate, state a Gerusalemme e riceverete lo Spirito Santo. Furono 120. Lo sapete perché 120? Infatti il Parlamento ebraico è fatto da 120 persone. Perché nel Tempio c'erano 120 trombe che suonavano, adoravano Dio. E dunque loro erano radunati, 120 persone, aspettando l'attesa, la quale c'era anche Maria, madre di Gesù. E tutti quanti in questa grande attesa, come noi tutti qui, abbiamo questa grande attesa, non dall'uomo, non da me, non da chi che sia, ma grande attesa da Lui, dal grande Io Sono, Gesù. Ricevono lo Spirito Santo e iniziano a parlare le lingue, queste strane lingue. E noi dobbiamo essere consapevoli, queste strane lingue, a che cosa serve. Perché per ministrare i doni, che siano domata o carisma, deve qualcuno o tutti dobbiamo essere consapevoli perché parliamo in lingue. Ok? Allora partiamo un attimino. O perché Dio ci ha dato lo Spirito Santo. Intanto Dio ci ha dato lo Spirito Santo perché Gesù l'aveva promesso, aveva detto quando era sulla terra, aveva detto: io non vi lascio orfani. Quella sera, vi ricordate, la sera del tradimento, lui non pensava a se stesso, pensava agli altri, e gli ha detto: non vi lascio orfani, io vi manderò lo Spirito Santo che sarà il vostro consolatore, vi guiderà, vi ricorderà, specialmente per quelli che si dimenticano, il primo sono io, vi ricorderà, eccetera. E dunque lo Spirito Santo è l'azione dove
Per mezzo dello Spirito Santo noi parliamo queste lingue angeliche, spirituali. Come in Italia si parla l'italiano, in America si parla l'inglese, in Germania si parla in tedesco, nel cielo si parlano queste lingue. Per questo non devi trascurare, anche se non lo capisci, anche se non dici ma che sto dicendo, sono diventato pazzo. Non ti preoccupare, spegni la tua mente perché mente e accendi il tuo spirito. Ok? E partiamo da questo verso biblico che l'abbiamo già letto, l'abbiamo già letto questo verso, andiamo. Ebbene, dice il profeta Isaia, circa 600-700 anni prima di Gesù, ebbene sarà mediante labbra balbuziente e mediante la lingua straniera che il Signore parlerà a questo popolo. L'abbiamo già trattato, andiamo oltre, andiamo avanti. Egli aveva detto, torna un attimino dietro, scusatemi. Ebbene sarà mediante labbra balbuziente, mediante una lingua straniera. Ecco, qui voglio fermarmi un attimino, che mi stavo dimenticando, molto importante. Straniera, queste lingue strane. Queste lingue strane, allora l'italiano o l'inglese o il tedesco o le lingue in generale sono nate, lo sapete dove ha l'origine? Dalla torre di Babele. Dobbiamo partire, come quando prendiamo una parola in italiano, in inglese che sia, quando prendiamo una parola andiamo a cercare l'etimologia di quella parola per rendere chiara quella parola, così le lingue, queste lingue comune, nascono dalla torre di Babele, la quale la sua origine è confusione. Quando Dio mi ha parlato di questo ho detto wow, sei stupendo. Confusione. Dunque significa che se io parlo in italiano con lui, se stiamo bene spiritualmente, se abbiamo una connessione interna, anche umana, lasciamo perdere il cristianesimo, umana, ci intendiamo. Ma quando interiormente noi non stiamo bene, ma faccialmente stiamo bene, non riusciamo a comunicare in italiano perché siamo confusi. Io dico, un'altra persona che è qui vicino sente le nostre discussioni, io ho una versione, lui ha un'altra versione e stiamo dicendo la stessa cosa, ma siamo confusi. Non lo so se avete mai provato questa cosa. Stiamo dicendo la stessa cosa, io sto dicendo la stessa cosa, solo che la mia versione è diversa di quella sua. Ma il principio è quello, ma non riusciamo a capirci, non riusciamo ad intenderci. Dunque che cosa significa? Confusione. Come mai la nostra società con grande intelligenza, con grande dottorato, non si comprendono? Vogliono risolvere un problema della nazione che amano, dicono, che amano, dell'umanità che dicono che amano, ma sono confusi quando parlano, non si intendono, forse stanno dicendo la stessa cosa, ma con una versione diversa. Gli illustri dottorati non si capiscono, non si intendono, perché nasce dalla confusione. Interessante. E questo in settimana Dio mi ha rivelato. Ho detto wow, è vero, è proprio vero. E allora ovviamente voi mi conoscete che io vado a spulciare, a indagare. E lo sapevo già questo, che nella torre di Babele, intanto gli scienziati atei non si spiegano come mai tante lingue sono nate, no, non hanno spiegazione. Ma i scienziati cristiani dichiarano che nel giorno della Babilonia, di questa confusione, sono nate 70 lingue. Dalle 70 lingue hanno originato poi le varie lingue che tra dialetti eccetera sono 1800 e fischia. Ok? Ma in realtà tutto nasce da una confusione. E l'origine sono 70. Interessante. Sono 70. 70 erano la famiglia di Giacobbe quando erano in Canaan, sono andati in Egitto,
che Giuseppe li ha chiamati, che c'era la fame e Giuseppe stava bene. E sai, alle volte problemi nascono in famiglia o in casa per risolvere e la persona se ne va perché c'è un problema triste, raccapricciante, l'hanno venduto i suoi fratelli, triste, terribile, eppure questo distacco, questa grande sofferenza portava una soluzione di una grandissima sofferenza che era la fame, la carestia. Non ti devi mai arrendere quando sei di fronte a delle problematiche più gravi che siano, più distruttive che possono essere. Non ti preoccupare che Dio ti sta risolvendo un altro problema che tu non lo vedi, più grande, più distruttivo, forse la morte. Noi ci disperiamo perché abbiamo perso il lavoro, abbiamo perso l'amico, abbiamo perso e ci disperiamo. Ma forse Dio ti sta preservando la morte reale. E la famiglia di Giacobbe, se non fosse venduto Giuseppe, la famiglia Giacobbe di 70 persone sarebbero morti tutti quanti. Perché Giuseppe non c'era. Giuseppe era lì con loro, felicemente, tutti felici. Tutti felici, famiglia meravigliosa, stupenda, che bello, mangiamo, beviamo, divertiamoci. Però Dio vedeva il futuro, che ci sarebbe stata una carestia e ha detto devo risolvere un problema grave che è prossimo per la loro vita. E invece noi che cosa facciamo quando vediamo dei problemi, delle situazioni difficili, mancanti, eccetera? Ci disperiamo e abbandoniamo il risolutore. Colui che risolve i problemi. Abbandoniamo proprio lui. Che triste, no? Ebbene, 70 persone, abbiate pazienza perché io scrivo qualcosa, poi sul momento mi arrivano e ve lo devo condividere. Se passa un po' di tempo, abbiate pazienza. Tanto non vi preoccupate, se non avete tempo, potete alzarvi e andare. Io da solo predico, continuo a predicare, con sedie vuote. Ho anche questo coraggio. Dunque erano 70 persone sono andati in Egitto perché c'era carestia, perché Giuseppe lì stava bene, 70. Poi quando Israele uscì dall'Egitto attraverso Mosè, la prima tappa fu, hanno trovato 70 palme, ok? Perché vi sto facendo un panorama? Perché per dare una corretta interpretazione bisogna avere una panoramica bella, larga, lunga e chiusa. Se la chiudiamo così, non va bene. La interpreti secondo la tua idea, secondo la mia idea, secondo la tradizione, eccetera. Assolutamente no. Dunque la prima tappa, guarda caso, che non è un caso, sono casi di Dio, 70 palme e 12 sorgenti. 70. Poi notiamo che nel cammino di Israele, nel deserto, Dio elegge 70 anziani, possiamo dire 70 leader, di nuovo 70. Poi notiamo che Gesù nel suo ministero manda a predicare il Vangelo 70 discepoli. Oh, ma questo 70 c'è sempre. E voi sapete, come vi ho insegnato, che le lettere ebraiche sono lettere alfabetiche, ma anche numeri. Dunque, invertendo 70 in lettere, che è Shavah, lo sapete che cosa significa? Stato di soddisfazione. Uno stato di soddisfazione. Io che sono cresciuto in una famiglia ricchissima in Africa, eravamo i commercianti più ricchi dell'Etiopia, non solo di Addis Abeba, dell'Etiopia, e malgrado che avevamo una religione, una religione che assiduamente si andava di domenica in chiesa, ma io ero la persona più insoddisfatta del mondo.
E ci sono persone che hanno 50 euro nel conto, ma avendo Dio dentro nel conto, in un altro conto, sono soddisfatti. Invece c'è gente che ha fuori conto 1 miliardo, non sono soddisfatti. Questo è il conto finale. Vuoi la ricevuta? Dopo. Incredibile, ma vero. Dunque, ma io noto, non solo di fuori, ma io noto anche i credenti sono in uno stato di insoddisfazione, perché i loro occhi non brilla, perché il loro volto non è sereno, perché il loro modo non è vivace, sereno, gioioso, piacevole. Non vivono con uno stato di soddisfazione. Ricordano che sono nati di nuovo, parlano anche in lingue, ma non sono in uno stato. Quando si parla di stato, si sta parlando di un stile di vita, di soddisfazione. Lo sai perché? Perché non sei collocato nel corpo di Cristo adeguatamente. Tu vorresti essere occhio, ma se ce ne sono due, non possiamo averne uno, un terzo qua, tesoro mio. Perché diventiamo mostri. Se abbiamo due braccia, non puoi essere un altro braccio, perché diventiamo piovra. Ok? Dunque la collocazione, finché tu non sai dove sei collocato in questo corpo mistico di Cristo, non riuscirai. Ecco perché Paolo parla che noi siamo un corpo e tutti funzioniamo adeguatamente nel posto giusto. Collocati in un posto, per favore. Chiedi a Dio, e stamattina la parola è collocazione. Stamattina, a fine la predica, io pregherò per voi perché godete la collocazione nel corpo di Cristo. A me piaceva essere evangelista. E Dio mi ha collocato a un ministero che proprio per nulla lo accettavo e lo volevo. Per nulla, perché essere pastore è un problema. e se c'è qualcuno che vuole essere pastore volontariamente, fallo e poi mi dirai qualcosa dopo un anno. Ma se sei chiamato da Dio, sarai in uno stato di soddisfazione. Anche se tratterai persone difficili, persone diverse, e ogni persona gli devi dare una medicina diversa dagli altri, dunque devi avere grande saggezza, grande tatto, perché non stiamo vendendo patate, stiamo trattando le persone. Possiamo sbagliare dando anche dei consigli, ma con grande rispetto e riverenza. Le telefonate che riceviamo sono sempre telefonate di problemi, non sono telefonate di gioia. Ma siamo felici, malgrado che sentiamo sempre telefonate di strane, ma siamo felici perché abbiamo uno stato di soddisfazione. Alleluia. Questo ci voleva. Quando ci vuole, ci vuole. Alleluia. Quando ci vuole, ci vuole. Uno stato di soddisfazione. Adesso ti spiego questo stato di soddisfazione che cos'è. È il prossimo verso biblico. È il prossimo, il 12. Egli aveva detto: ecco il riposo. Eccolo qua. Lasciar riposare lo stanco. Questo è il refrigerio, ma quelli non hanno voluto ascoltare. Vabbè, noi... A noi piace ascoltare, siamo felici, non è per noi, ma il riposo è per noi. È per noi. Federica, quando non stai bene, l'infermiera, cosa fa? Mette la pressione. Se è alta o bassa. La pressione del regno di Dio è il riposo. Se sei agitato per un problema, hai la pressione alta spiritualmente, cioè l'ansia. Lo sai perché hai l'ansia? Perché vuoi gestire tu il problema che hai sentito. Significa incredulo. Scusami.
quando tu hai ansia e preoccupazione oltre misura, perché dobbiamo preoccuparci della vita, se non hai il lavoro cerca il lavoro per favore, ma non devi cercare il lavoro e non dormire di notte, perché sei pieno di ansia, no? Cerca il lavoro ma di notte riposati, senza valeriana, divorzia con valeriana. In chiesa è possibile divorziare con la valeriana. Ok? Dunque, preoccuparsi è giusto, ma oltre misura questa ansia, eccetera, è sintomo di incredulità. Te lo devo dire papale, così com'è. Perché non hai fiducia. Allora come si chiama quella Gesù Cinelli? Com'è? Ecco, lasciamo perdere, va bene così? No, perché sono altre lingue quelle, sono altre lingue. Io parlo altre lingue. Ok? Il riposo. È molto interessante perché sentite che cosa dice Gesù. Matteo 11, già che io devo dire i versi biblici perché altrimenti poi mi riprendono i media. Matteo 11, 28, 29. Sentite che cosa dice Gesù. Venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò riposo. Nessun profeta, nessun illustre maestro guru ha detto venite a me. Nessuno. Solo Gesù ha avuto l'audacità e l'umiltà. L'audacità e anche l'umiltà di dire venite a me. Vi darò riposo. Ecco, se tu vuoi ministrare, vuoi lavorare, prima impara a lavorare, a gestire la tua famiglia, le problematiche della tua famiglia con il riposo, con lo spirito di riposo. Poi quando sarai collocato nel corpo mistico della Chiesa, cioè se sarai mano, funzionerai come hai funzionato a casa. Hai funzionato a casa con riposo? In Chiesa funzionerai con riposo. Quando c'è qualche scontro tra di noi, lo farai con riposo, perché ci sono attriti, frizioni. Io devo cambiare la frizione a proposito. No? Frizioni ci sono, normale, non è scandaloso, non è niente di scandaloso. Non è che siamo una chiesa chissà che cosa, normale, è normale. Però frizioniamo con uno spirito di riposo, perché la ragione vogliamo che gli sia dato a lui, né a me né a te. Nessuno deve avere ragione, nessuno si deve sentire soddisfatto. Hai visto che ho ragione? Non deve essere questo. Questa è superbia. Invece io presento la mia ragione, se lo capisce bene, non lo capisce va bene, lo capisce bene, dice oh sì hai ragione, io non mi gonfio perché la ragione è sua. Perché se io ho ragionato bene e ho scoperto che avevo ragione, è grazie a Lui che ha messo le lingue per sfaldare la confusione della lingua. Perché quando tu parli in lingue, l'Apostolo Paolo dice che io parlo molto più di voi, parlo 10.000 lingue, diceva. Dunque il fatto che lui parlava in lingue ha purificato le lingue ebraiche o quella che sia, come la decima. Le nostre decime, che cosa fa? Santifica il 90%. Sei libero di darlo, non ti preoccupare. Però devo dire le cose come stanno. La tua decima, perché cosa serve la tua decima? Perché sono le primizie. Se le primizie sono sante, dice Romani, anche il resto è santo. Dunque, se tu vuoi che il resto sia santo, tu devi imparare a dare la decima. E il resto sarà santo. Il 90% non ci soffia il diavolo e dopo 10 anni di lavoro sei a zero. No? Invece, frutta. Bene, la stessa cosa. Mentre tu parli in lingue, parlando sempre in lingue, quando vai al lavoro, invece di pensare a me, parla in lingue. Solo mia moglie permette di pensare a me. Va bene? Parla in lingue. Perché Paolo lo dice. E mentre tu parli in lingue, le confusioni dell'italiano si purifica e quando ragioni con il collega, quando ragioni con il caporeparto, con chiunque, tu sai ragionare. Amen.
perché la tua mentalità è purificata. Mi sono spiegato, caro. Interessante. Vero che è interessante? Grazie per il vostro... Un'altra cosa interessante è Ebrei 4:11. Sentite che cosa dice. Questa parola sforziamoci è solo in questo verso biblico che è interpretato sforziamoci. In altri testi, nel greco, è scritto, adesso non mi ricordo come si chiama, non me lo ricordo, ma la sua interpretazione, come una parola ha tanti significati, bene, questa stessa parola in greco ha tanti significati, ma solo in questo verso è scritto, è tradotto, è interpretato, sforziamoci. Poi in altri, zero, non c'è un posto che tu ti devi sforzare. Dov'è che ti devi sforzare? Sentite. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Ma perché dice questo? Voi dovete avere una mentalità ebraica, perché lui sta scrivendo con una mentalità ebraica, con una storia di Israele. Perché dice entrate? Perché ci sono stati 3 tribù che non sono entrati nella promessa. Non sono entrati. Ed era Ruben, Gad e pensavo di ricordarmi tutto, invece non me lo ricordo, e Simeone. Simeone, Gad e Ruben. Questi 3 non hanno oltrepassato il fiume Giordano, perché la terra promessa era dopo il fiume Giordano. Tanto è vero, i sacerdoti con l'arca sulle spalle hanno toccato con i piedi l'acqua e il fiume si è aperto e ritornato, dice la Bibbia, ritornato fino alla città chiamata Adamo, che esiste ancora, ok? Che ha un'altra storia, ma non voglio entrarci. Okay? E hanno passato, perché la promessa era dopo il fiume Giordano. Ma queste 3 tribù hanno detto, ma sai, qui stiamo bene, qui c'è un prato bello, insomma vicino al fiume, non c'è bisogno, vi aiuteremo a sopperire ai vostri bisogni, però noi torneremo e staremo qui. E lo sapete che cosa significa questo? Significa un po' mondo, un po' chiesa, un po' chiesa, un po' mondo, un po' mondo, un po' chiesa, un po' chiesa, un po' mondo. Non mi sono incantato, voglio che domani ci pensi questo. Un po' mondo, un po' chiesa, un po' chiesa, un po' mondo. Adesso vi racconto la storia di questa vita che si fa un po' chiesa, un po' mondo. Perché quando venivano i nemici per assalire Israele, lo sapete i primi che erano ad essere catturati? Era Ruben, Simeone e Gad. Non erano gli altri tribù. I primi ad essere catturati, uccisi e massacrati dai nemici erano quelli che erano fuori dalla promessa. Interessante. Allora, quando tu fai un po' mondo, un po' chiesa, un po' peccato, un po' santificazione, un po' purezza, un po' impurezza, eccetera, eccetera, il primo nemico che andrà a attaccare sei tu. Perché tu ti chiami per lui debole. Infatti, se vi ricordate, leggete la Bibbia. Sì, sì. Bene, se non leggete, non vi preoccupate, venite in chiesa, ve lo leggo io. Per questo vi dico, venite in chiesa, sudo anche per leggervelo per voi, non c'è problema. Ok? Vi ricordate l'indemoniato di Gadarena? Di dov'era? Di Gad. Gadarena. Era di Gad. Guarda caso, non si è
I demoni non si sono impossessati uno della tribù di Giuda o uno delle altre tribù, Leviti, eccetera. No, 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 no. Guarda caso è andato a beccare Gad. Anche i demoni, quando tu fai un po' qua, un po' là. Intanto ti faccio la domanda. Ameresti una persona che ti ama oggi sì, domani no, oggi sì, domani no, oggi sì, domani no, oggi sì? Cioè, ti piacerebbe? Io dico no. Io, mia moglie, la voglio totale, 101. È vero o no? Bene, la stessa cosa, quando siamo un po' qua, un po' là, quando sei dentro sei protetto, appena sei fuori, fuori nel senso spirituale, sei fuori, il nemico è lì. Non solo attiri i problemi della vita, li attiri perché diventi negativo e attiri le negatività del mondo, ma addirittura attivi anche i demoni. Anche i demoni attiri. Tanto è vero, c'è gente che non riesce, cristiana, non riesce a dormire da sola. C'è gente che non riesce a spegnere la luce per dormire. Eppure sono credenti, come mai? Non solo sono attaccati dalla malattia e le cose naturali, ma sono attaccati anche da demoni. Come mai? Perché fanno di qui e un po' di là, e un po' di qui e un po' di là. È ovvio, è ovvio. Ok? Dunque, l'unico posto dove tu ti devi sforzare, quando ti viene un battito di cuore, l'ansia e la paura, non ho i soldi per l'affitto, stai zitto, io ho fiducia in Lui. Lì ti devi sforzare. Questa è la nostra parola, sforzati. È lì che devi dire no. Nel nome di Gesù, la mia vita l'ho data a Gesù. Io mi sforzerò a dire, anche con la dentiera, non ho la dentiera, anche con la dentiera, no, nel nome di Gesù, io ho fiducia di Lui. Ho fiducia di Lui. Ho fiducia di Lui. E arriva la serenità. Poi se parli in lingue, la pace scende e riesci a dormire. Ma lo devi dire, lo devi dire, lo devi dire, fin quando che la voce del nemico, il pensiero malsano, non smette di parlare. Cioè, noi parliamo tanto con le persone, ma non parliamo tanto con i nostri pensieri. Non capisco. Noi sappiamo discutere, litigare anche con le persone per farci valere la nostra ragione, ma non litighiamo con i pensieri che vengono e ci assalgano. Ok? Ce l'ho fatta. Wow. Ok? Devi difenderti. Se tu non ti difendi, io non ti posso difendere. Ti posso difendere solo mezz'ora in consulenza in ufficio. Un'ora, due ore, poi c'è il pranzo e devo andare a mangiare. Capisci? Non ti posso aiutare, ma sei tu che ti devi difendere. Come? Con quale arma? Pensiero positivo? Idea positiva? Ma quando mai? Puoi cantare pensiero positivo? Non ti passa. Specialmente se sono pensieri demoniaci. Ma quando tu dici no, io ho pace, inizio a parlare in lingue. E tu vedrai, provalo, che quando inizierai a parlare in lingue non senti niente. È anche una fatica. Quando parli in lingue è una fatica. Continua, sforzati. Continua. Meno male che non siete seduti qui vicino, perché vedo uno Sputnik di qua. Perché altrimenti con l'ombrello venite, vai, venite qua. Ho visto due Sputnik partire. Scusate, io scherzo. Se mi vuoi serio, abbi pazienza. Io non ce la faccio. Dunque, sforzati. Inizia a parlare in lingue, non senti niente. Ma man mano che lo dirai, parlerai in lingue, inizia un riposo, sblocchi l'atmosfera. Quante volte ci è capitato che non sentivamo di pregare? Vi ricordate? Oh, solo io allora, va bene. No? E non sentivamo, poi ci siamo sforzati, abbiamo detto no, devo parlare in lingue, devo. Appena abbiamo parlato in lingue, boom, si è sbloccata l'aria.
È vero o no? La stessa cosa per il tuo riposo. Sei tu che devi difendere la tua vita e non noi. Ok? Adesso andiamo nei doni. I 7 doni trattiamo. Ma essendo che io sono stato in 5 life group, no? In questi 5 life group alcune persone non hanno avuto chiarezza su questi due versi, il primo e il secondo, di Romani. Verso 1. E mi ripeto, perché l'altra domenica mi ero spiegato, ma forse è da ripetere. Vi esorto, dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Allora, qui dice sacrificio. Il tuo corpo, questo corpo, lo devi presentare a Dio, sei tu che lo devi presentare a Dio, perché Gesù l'ha già presentato, devi presentare a Dio un sacrificio, cioè morto. Morto di che cosa? Dei vari errori, sbagli che fai nella quotidianità. Perché la parola sacrificio nella mente ebraica è un animale morto. Ok? Noi, quando abbiamo conosciuto Gesù, siamo morti con Lui e siamo risorti con Lui. Dunque i nostri peccati, i nostri errori passati, anche di stamattina, probabilmente hai litigato con qualcuno, o con tua moglie, con tuo marito, Lui non lo vede. Perché tu sei morto con Gesù e sei risorto con Gesù. Tu sei nascosto. Perché altrimenti non puoi funzionare nei doni. Perché se per te non è chiara questa cosa, che sei vivente, che sei santo, che sei gradito a Dio. Quante volte noi non ci sentiamo graditi? Perché abbiamo sbagliato, perché abbiamo litigato, perché mille cose. Non che sguazziamo nel peccato, ci mancherebbe, vuol dire che non sei salvato. Perché se continui a sguazzare nel peccato vuol dire che non sei salvato, non hai conosciuto la salvezza, è ovvio. Ma il principio è, se vuoi funzionare, perché il seguito sono i 7 doni, domata che tratterà. Dunque se tu vuoi funzionare nel corpo di Cristo, non ti puoi sentire non gradito a Dio, non puoi funzionare. Non puoi sentirti non santo, non puoi funzionare con i doni. Non puoi sentirti, ah ma io non sono vivo, ma sì vado in chiesa, ma sì. No, no, tu devi capire che negli occhi di Dio tu sei morto con Gesù, i tuoi peccati, passato, presente, futuro, i tuoi errori, difetti, cioè, sono nascosti, chiusi, pagati. Allora sei vivo. Vivo per fare che cosa? Per lavorare. E poi sei santo, perché le cose di Dio, anche se è la chitarra, è santa. Anche pulire i bagni è santo, perché lo stai facendo per Dio. Tutto ciò che c'è del regno di Dio è santo. E poi sei gradito a Dio. E dice, questo è il vostro culto spirituale, ma in realtà questo culto spirituale in realtà è, questo è il vostro servizio ragionevole. Che stai funzionando con ragione, con una ragione. Non sei sulla nuvola di Lavazza. No, stai ragionando quando profetizzi. Io sto ragionando quando insegno. Sto ragionando quando dico ho avuto una visione per qualcuno. Questo è il servizio, il culto, le cose divine. Questo vuol dire le cose divine ragionevole. Ok? C'è gente che quando è nel gospel o nella preghiera a casa dove sia e si sbizzarrisce. E sembra forsennato. No, usa la testa quando parli in lingue anche. Sì, ragionevole. Ok? Poi dice, andiamo avanti, 2. Non vi conformatevi a questo mondo, al sistema, mondo e sistema, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, il ragionamento, vedi? Della mente,
affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Cioè adesso, poi, subito dopo, c'è l'elenco dei 7 doni. Vedete? Dunque, se io non sono a posto, non mi sento gradito a Dio, intanto sono morto, nel 74 ho conosciuto il Vangelo, sono morto in Cristo, finito. Dio non vede più i miei peccati. E dunque, sono morto, adesso sono vivo, spiritualmente sono vivo, vedo le cose spirituali che prima non vedevo, dicevo, ma che cosa vedevo? Ma che religione avevo? Che fede avevo? Pazzesco, è una cosa nuova, stupenda, non capisco niente di Bibbia, ma un'esperienza straordinaria, wow, dici, sei vivo. E poi sei santo, pronto per servire, pronto per fare qualcosa per il regno di Dio. E poi gradito a Dio. Ed entri alla buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Adesso possiamo continuare i 7 punti. Ok? Siete d'accordo? Non lo leggiamo, perché l'avevo già letto, ma per il tempo. Ma prima di entrare a questi doni carismata, devi sapere una cosa. 3 cose. Una, sei unto e capacitato per operare. Nessuno si senta incapace. Siamo tutti unti e capacitati. Tutti. Non ho fatto scuola. Sei unto e capacitato. Ho vergogna, poi ti spiegherò. Ho vergogna, non riesco a prendere il microfono. Sei unto e capacitato. Non ho vergogna di testimoniare ai miei colleghi. Sei unto e capacitato. Numero 2, sviluppa quello che hai. Fai crescere quello che hai. Gesù che cosa ha detto quando non c'era da mangiare? Ha detto, c'è qualcuno che ha pane e pesce? C'era un ragazzino, casuale divino, che era lì. Ha detto, ma ha solo 2 pesci o all'inverso, 5 pesci e 2 pani, insomma, una cosa del genere. No? 2 o 5, non fa niente, ma era poca roba. Lui l'ha moltiplicato. Dunque sviluppa quello che hai in mano. Che cosa hai in mano? La preghiera, la gratitudine. Hai la gratitudine dentro di te? Sviluppa la gratitudine. Incomincia a dire grazie Signore che mi hai salvato ogni giorno. Stai facendo qualcosa, ecco, sviluppa, investi. Ad esempio, io sono pastore, non voglio rimanere come 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni, non voglio. Io voglio sviluppare, voglio investire nel mio ministero, perché voglio crescere. Ok? Numero 2. Numero 3, Dio non ti unge al di sopra della tua conoscenza. Te lo ripeto, essendo che siamo pentecostali e crediamo alla potenza, ma Dio non ci unge al di sopra della nostra conoscenza. Ti spiego, perché con gli esempi ci capiamo. Se io non ho mai sentito nella mia vita una parolaccia, non l'ho mai sentita, io quella parolaccia non la dirò mai. Perché non ho conoscenza di quella parolaccia. Stessa cosa. Dio non ti potrà mai ungere su un qualcosa che tu non conosci. Prima devi conoscere e poi ti unge. Vuoi servire, vuoi ministrare i doni, i ministeri? Bene, se non conosci, l'unzione non arriva. Perché? Perché ovviamente, come fa a ungerti se tu sei pigro alla lettura, alla conoscenza, all'ascolto? Non ti può dare, impossibile. Ok? Dunque adesso leggiamo solo il verso 3 del capitolo 12 di Romani, solo questo, perché anche qui parla della mente, per questo voglio solo questo leggere. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi, a chi? A voi, a noi,
che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Questa parola sobrio è sofroneo, mente sensibile, mente ragionevole. Vedete? Anche qui me lo inserisce. Me lo inserisce nel verso 2 di Romani 12, me lo inserisce nel verso 3 di Romani. Dunque significa ragiona quando servi. Ok? Non... No, ok? Allora adesso vi spiegherò il servizio e il pericolo. Ognuno, servizio, pericolo. Andiamo. Numero uno. Profezia mi sembra che... Ecco qua, profezia. Cioè è l'ispirazione che uno ha, estemporaneo, che comunica da parte di Dio per edificare, esortare e consolare. Questi sono. Non è profezia che vai a dire alle persone tu te ne vai all'inferno. Anche se trovi la samaritana. Samaritana con 5 mariti, il sesto attuale, Gesù non gli ha detto te ne vai all'inferno. Anzi, l'ha anche elogiata perché ha detto mezza verità. Ripeto, ha anche elogiato perché gli ha detto io non ho marito, hai detto il vero. Ha detto una mezza verità e lui ha detto, hai detto il vero, gentile, educatissimo, sensibile ai travagli del cuore di quella donna. E alle volte noi non abbiamo un matrimonio passati di 5, ma abbiamo i 5 sensi, che siamo sposati con i 5 sensi. Noi siamo sposati con i 5 sensi e questi 5 sensi ci hanno portato travagli, sofferenza, dolore e non riusciamo a risolvere. E siamo sposati, non possiamo divorziare. Arriva il settimo, che è il vero sposo, e ci libera da questi 5 sensi che ci dominavano, i sentimenti. Mi sento bene, allegria. Mi sento male, depresso. Ed ero legato, legato per legge. Da Adamo nasco, sono discendente di Adamo. Sono legato, legato, sposato, legato con i 5 sensi. Ma Gesù arriva, la parola di Dio viene e divide l'anima e lo spirito. Anche noi, malgrado che non abbiamo avuto 5 matrimoni passati, anche noi abbiamo avuto questi problemi dell'anima che ci legava. Dunque la profezia è qualcosa di ispirazione che aiuta alle persone, edifica. Come le lingue abbiamo detto, che cosa fa? Edifica te stesso. Vero? Lo sapete la parola edifica? Il senso della parola edifica che cosa significa? Riparare il tetto. Dunque quando tu parli in lingue ripari il tetto. Dunque questa profezia non necessariamente devi venire qui davanti come assunta come altri e profetizzare. No, se hai vergogna, se hai paura, scrivilo in un foglio. Hai ricevuto una profezia per qualcuno? Scrivilo. O altrimenti all'indomani telefonali e dici, sai, il Signore mi ha dato una profezia da darti. Io, sai, mi vergogno, sono timido, non so parlare bene. Allora te lo voglio comunicare. Ecco. Ma stai attento, pericolo. Il pericolo non è perché profetizzi adesso ti senti profeta. E vuoi destinare gli altri e non sai chi sei tu. Io non affiderei mai i miei soldi a uno che è fallito. Non li darei a un broker che è broccato che mai, rovinato che mai. Vado a un broker che mi fa guadagnare, giusto? Bene, stessa cosa. Ripara la mente. Dunque, quando tu parli in lingue, ripara la tua mente. Interessante, mi è arrivato adesso. Dunque, non pensare che sei profeta.
si sottomesso, lavoriamo insieme. Voi sapete che la nostra Chiesa ama investire sulle persone, incoraggia a predicare, a profetizzare. Non ci sono rivalità, grazie a Dio. Non ci sono. Per nulla, ve lo dico. E dunque non oltrepassare la misura. Ok? Andiamo al secondo. Ministero. Abbiamo detto che questo ministero non ha niente a che vedere i cinque ministeri. Per nulla. Diaconia è. Perché il verso 3 dice domata. Doma. Dice carisma. Non dice domata. Domata è per i ministeri. Dunque servizio. Servire. Come è successo per Filippo. Che hanno servito. Servire. Bella cosa servire, o no? Ma stai attento al pericolo. Non ti sentire ministro, perché hai letto lì ministero. Perché c'è gente che legge, non va a vedere in greco, non va a vedere il contesto e già parte in quinta. No, lì non è ministero. Lì è servizio. Perché il verso precedente, mi ripeto, il verso precedente dice carisma, non domata. Ok? Poi, esortazione. No, insegnamento. Altrettanto qui, non è insegnamento come ministero, ma c'è gente che gli piace insegnare. Va a trovare qualcuno e insegna. E gli piace, ha la tendenza di insegnare che evangelizzare. Ma non è necessariamente un ministro, un insegnante, un dottore. Per avere questo, probabilmente investendo su questo dono di insegnare in casa, insegna la moglie, i figli, quando va live, gli piace, ha la tendenza di insegnare, bene, probabilmente può sviluppare un ministero, ma attualmente non lo è e deve essere sempre in agguato, sempre attento, sempre ragionare. Senza gonfiarci, sobrietà su quello che facciamo, perché lo facciamo per Lui, non è un'attività nostra, non è un business nostro, è un business suo. E dunque con sobrietà lavoriamo. Se Dio mi vuole onorare, mi onorerà, anche nel mio angolino che nessuno mi vede, mi onorerà. Io però investirò il mio talento, il dono, il carisma che Dio mi ha dato. Di insegnare umilmente. Poi se trovate qualcuno che vuole discutere, litigare, salutatelo. Dici ciao. Perché noi non discutiamo quando insegniamo la Bibbia. Non litighiamo, non diciamo noi abbiamo ragione. No, noi spieghiamo. Se quello... No, scusa, arrivederci. I Gadareno, quell'indemoniato, quando fu liberato, che faceva disastri nella città, era il più temuto perché rompeva le catene, immaginatevi, rompeva le catene, stava sempre nel cimitero, ok? Era sempre nel cimitero, terrorizzava, viene liberato, i samaritani vedono questo miracolo, lo sapete che cosa le hanno detto a Gesù? Senti, è meglio che te ne vai via di qua, perché non ti vogliamo. Non è che l'ha riempito di demoni, l'ha liberato dai demoni. E i samaritani gli hanno detto, per favore, vattene via di qua, non ti vogliamo. E lui gentilmente ha detto, ciao, bye bye. Se n'è andato. Non è che ha detto, come? Ho liberato un indemoniato che voi per anni non siete riusciti, era un tormento vostro, e adesso voi mi cacciate così? Non ha fatto così. Dobbiamo essere rispettosi con le persone altrui. Non ci vogliono, li salutiamo. Ci vogliono, siamo presenti. Non ci vogliono, ce ne andiamo. Non c'è problema. Noi non vendiamo cose. Non è che vendiamo, abbiamo un nostro interesse. Non c'è. Se sei malato, sì. Allora sei tu che cerchi il dottore. Non è che il dottore va in cerca. C'è qualcuno malato! C'è qualcuno malato in questa città perché il comune mi ha detto che sono io il dottore del paese. C'è malato qualcuno qui. Non è che fa così. Cioè sono, lui apre l'ufficio, si siede, sta lì a cuccia e riceve la telefonata. I malati arrivano e i soldi gli arriva. Hai capito?
E noi così dobbiamo essere, gentili, se la gente ha bisogno, certo, o se vediamo un bisogno, noi andiamo, soccorriamo, gli diciamo che c'è un'oasi, c'è Gesù che lo può liberare. Dice, ma non mi interessa, vai via. Scusa, ce ne andiamo. Basta. Ok? Dove eravamo? Oh mamma, insegnamento. 4. Esortazione, paracaleo, anche qui, cioè avvicinare. Quello che ha fatto ce l'ho sulla punta, l'amico di Paolo, il primo missionario che hanno fatto, Barnaba, figlio della consolazione si chiama. Bene, lui era quello che ha avvicinato Paolo agli apostoli. C'è gente che si è allontanato, fai un lavoro di avvicinamento alla chiesa, al life group. Non ti alleare per criticare la Chiesa, per condannare la Chiesa. Non ti alleare, non sei chiamato a questo. Sei chiamato ad avvicinare le persone, esortare. Paracaleo significa avvicinare. Barnaba, quando ha visto che tutti i cristiani avevano paura di Paolo, cosa ha fatto? L'ha preso e l'ha avvicinato, l'ha portato a Gerusalemme, l'ha avvicinato. Guardate che è convertito, veramente, non sta facendo l'astuto, è serio. Ha fatto un lavoro di persuasione. Anche noi questo dono dobbiamo avere. Poi, andiamo avanti. Dare, essere generosi. Hai qualche soldo in banca e gli altri non ce l'hanno? Sii generoso. Non dire, comando io, do a chi voglio. Sii generoso. Perché se hai soldi in banca è per la grazia di Dio. C'è stata una persona che gli ha detto a un pastore, gli ha detto, pastore, sai, avrei una domanda da farti, dimmi, gli fa, io sto bene, sto prosperando, il mio business sta andando alla grande, ma non può essere che io sto bene e il mio business va bene per la mia intelligenza, per la mia capacità? Chi dice che per forza la grazia di Dio? Possibile anche la mia professione, la mia intelligenza, la mia abilità. E lo sapete, il pastore gli ha detto, sì, ok, facciamo la prova? Cioè, adesso io prego che Dio ti tolga ogni tipo di lavoro e il conto tuo si prosciuga per del tutto, così tu capirai che è la grazia di Dio. No, io ho fatto solo la domanda, pastore. No, arrivederci. Allora questi saggi che dicono prosperità di qua, no, guarda, se non fosse per l'alito di Dio, per la grazia di Dio, tu non avresti neanche un centesimo in banca. Allora sii generoso, non forzatamente, per favore, perché abbiamo detto che è un dono. Il suo pericolo, lo sapete che cos'è? Che questa sua generosità lo mette ad essere in povertà. La profezia, abbiamo detto, il pericolo è ministero profetico. Il pericolo di questo uomo generoso è che va con il sedere per terra, perché non sa gestire bene, vede tutto amore. E sai, se ho 1 milione, ma sì, tieni, dai, ho questo dono meraviglioso, alleluia. E dà e rimane senza soldi, il pericolo. Allora bisogna saper gestire bene nel donare. Perché è bello donare, ok? Poi, 6, presiedere. Ecco, questa parola non è la presidenza. No. Qui è la leadership, è la guida. Cioè una persona che appena dice qualcosa, dai, che facciamo? Facciamo una determinata cosa, dai, e tutti lo seguono. Nel life group, dai, anche donne, nel life group facciamo così, e tutti seguono quella persona. È una o uno trascinatore che sa guidare, ok? Poi, misericordia, che proviene dal cuore, cardia, questa parola. Quando fai un'assistenza alle persone, fallo col cuore, abbi misericordia. E tutti questi 7 componenti, un po' tutti quanti ce l'abbiamo.
tutti quanti. Solo che per qualcuno spicca di più. Ok? Solo che tutti quanti abbiamo il cuore per aiutare, o il cuore per donare, o il cuore per profetizzare. Tutti, il cuore per esortare, avvicinare le persone, tutti abbiamo. Però qualcuno gli spicca e fa sempre quello. Assiste sempre. Non gli interessa tanto la profezia, di tanto in tanto dice qualcosa di profezia, ma è sempre lì, nella misericordia. Ok, miei cari? Bene. Sono all'ultimo. E Giovanni capitolo 20 verso 22. Due versi e poi abbiamo finito. Ok? Siete felici? Volete funzionare per Dio, per il regno di Dio? Amen. Allora sentite. Io non lo so se vuoi essere consolato o ripreso. Vuoi essere collocato o ripreso. Qui c'erano 10 dopo la resurrezione, tutti impauriti, no? Ovviamente, Gesù risorge e che cosa fa? Va a trovare i 10. Tommaso non c'era. E che cosa gli fa? Gli soffia. Detto questo, disse pace a voi. Su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo, il soffio. Per una collocazione. Adamo, quando è nato, quando era lì disteso per terra, perfetto uomo, ma aveva bisogno del soffio. Il soffio gli dava vita e lo collocava in un posto che è il giardino dell'Eden. Gesù che cosa fa con questi 10? Gli soffia sopra, li libera dalle paure per funzionare e poi li colloca come apostoli. Ok? Seconda parte, dopo 7 giorni arriva, Tommaso non c'era e Tommaso viene esortato, ripreso della sua incredulità. Noi non vogliamo andare in chiesa ed essere rimproverati per la nostra incredulità. Non vogliamo andare in chiesa per dire, vedi, se tu fossi venuto domenica scorsa, avresti ricevuto il soffio, ma non l'hai ricevuto. Adesso hai toccato solo carne, perché Tommaso ha toccato carne, terreno. La settimana precedente gli apostoli, i 10, avevano ricevuto spirituale. Dunque, se tu perdi i colpi, perdi le circostanze spirituali e ti avvicini alle cose sensazionali del senso. Tommaso, se non toccava, non credeva i sensi. E allora ti succede che vai un giorno un gospel, non senti Dio e dici no, non vado più in chiesa. Perché non hai capito, non sei stato alla prima riunione, al primo domenica dove Gesù ha soffiato. Se tu non ricevi il soffio spirituale, tu seguirai i tuoi sensi. I 5 sensi. Mi sono spiegato? Ok. E l'ultimo verso. È Romani 8, 26. Solo la prima parte vi leggo. Allo stesso modo ancora lo spirito, il soffio, pneuma. Infatti pneumatici. Pneuma, soffio. Allo stesso modo anche lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Solo qua mi fermo. Allo stesso modo, anche il soffio che abbiamo ricevuto. Io non voglio vivere di sensi, sensazioni. Io voglio il soffio spirituale. Perché quando
Vi ricordate nell'adorazione Dio in lingue, cantando in lingue, l'ho ricevuto quella cosa lì, che ho detto la somma adorazione. Io ho avuto l'interpretazione delle mie lingue cantando. Questo mi ha detto Dio, questa è la somma adorazione. Perché come tutti adorano, e va bene, ma poi c'è una somma adorazione. Ebbene, io non voglio vivere con le sensazioni. Perché ci stanno le sensazioni, ci mancherebbe. Ma se quella domenica non sento le sensazioni, cosa succede? Mi scoraggio, vado in depressione, non sento Dio. Ma come mai io domenica ho sentito Dio, adesso non lo sento? Allora sei Tommaso, vivi di sensazioni. No, ribalta la situazione. Ricevi il soffio. Quando tu dentro stai bene perché... Ma il soffio, sai, la vera adorazione, la somma adorazione. Poi le sensazioni sono relative, perché è lo spirito che a te interessa, non il fisico, non il materiale. Allora senti che cosa dice. Allo stesso modo ancora, lo spirito, il soffio, lo Spirito Santo, viene in aiuto alla nostra debolezza. E cosa vuole dire? Vuole dire che se io non mi sforzo ad alzare questo... Non che sto lì, dico, cosa faccio? Lo alzo? Non ce la faccio, amico. No, lo Spirito Santo è lì. Vediamo che cosa fa questo. Vediamo un po'. Poi, ma ho deciso, ci provo. Vado là. La mia debolezza, non riesco. Arriva lo Spirito Santo, aiuta la mia debolezza. Ma se io sono lì, ma sarà vero quello che sento, devo profetizzare, boh, mi lancio, non mi lancio, sono già lanciato, ma non fa niente lo Spirito Santo, è lì, accuccia, tranquillo, appena dici, sì, non mi interessa, mi lancio a innalzare una preghiera, mi lancio a profetizzare, mi lancio a fare qualcosa. Appena tu ti lanci, lui dice, ok, vieni con me, adesso là dove sei debole io ti porto su. Questo è il senso, ok? Bene, ho finito, alleluia. Alleluia. Vi invito ad alzarvi. Che bello, che bello, che bello. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.